Per produrre importanti leghe di ferro e carbonio, come ghisa e acciaio, ci si avvale dell'alto forno, cioè la torre in cui dal minerale di ferro si ricava la ghisa. I minerali di ferro vengono mescolati con carbon coke ed introdotti nella torre dall'alto. Dal basso, getti di aria calda bruciano il coke che reagisce con ossigeno, producendo ossido di carbonio, che a sua volta reagisce con il minerale, ottenendo ferro fuso. I gas prodotti dalla combustione fuoriescono dalla torre tramite tubazioni. Le scorie galleggiano in superficie mentre la ghisa si deposita sul fondo. Convertimento della ghisa in acciaio. Il convertimento consiste nel diminuire la percentuale di carbonio e avviene tramite due metodi. Il metodo Bessemer-Thomas, molto veloce, e il metodo Martin-Siemens, procedimento più lento e accurato. Il prodotto finale è acciaio. Caratteristiche e proprietà dei metalli. Tra le più importanti caratteristiche chimico-fisiche dei metalli ricordiamo la lucentezza, l'elevato peso specifico, la buona conducibilità termica ed elettrica e una temperatura di fusione più o meno elevata. Dal punto di vista delle proprietà meccaniche, i metalli presentano buona resistenza ai vari sforzi, trazione, compressione, pressione, elasticità e plasticità, resistenza agli urti, durezza più o meno elevata. Infine, per quanto riguarda le proprietà tecnologiche, i metalli sono duttili e malleabili e si possono fondere mediante somministrazione di calore passando dallo stato solido a quello fluido. Tecniche di lavorazione dei metalli. Una volta raggiunta la temperatura di fusione, i metalli possono assumere le più svariate forme a seconda dei procedimenti cui sono sottoposti. Tra le principali tecniche di lavorazione ricordiamo la colata, per cui il metallo fuso viene colato in uno stampo assumendone la forma. L'estrusione, per cui il metallo viene costretto a passare attraverso forme particolari che gli fanno assumere sagome precise. La laminazione, per cui, passando attraverso una serie di rulli, il metallo si riduce ad una lamina di spessore voluto. Lo stampaggio e la trafilatura. Al termine delle varie operazioni abbiamo tutta una serie di semilavorati sotto forma di lingotti, pani, lamiere, profilati, barre, eccetera.